subito. Ragazzi, questo è bellissimo, perché questo c'è psicologia dietro. Sì, se no lui vi racconta. C'è una storia. Aveva FIFA 12. Avevo FIFA 12 a 5. FIFA. Vendo FIFA 2012 a 5 e Fallout 3 a 10, quindi totale, quindi Fallout, questo amico di Palermo, per inutilizzo, e vabbè, fin qui, usati una sola volta. Ho scoperto che non mi piacciono i giochi di calcio e soprattutto a mie spese. Cioè, non ho che a mie spese, che significa? Che se li deve comprare lui o a sue spese ha scoperto che non gli piacciono perché ha sofferto qualche trauma? Ho scoperto. Non si sa, e sono particolarmente interessato a... Poi fai tu! Dottore, ho scoperto a mie spese... Dottoressa, mi scusi. Ho scoperto a mie spese che non mi piacciono i giochi di calcio e di spara tutto, è un gioco di ruolo! No, raga, io mi rifiuto! Quindi prezzo trattabile, gliele cedo a 15 euro, dottoressa. Ma lei che cosa è particolare? Io sono interessato a... E su questo andrà zingo. No, qui la cosa che fa ridere è prezzi più bassi di GameStop. Che ci vuole? È una battuta proprio. Ecco, poi c'è qualcuno che dovrebbe allenarsi un attimino, no? Nelle fotografie. Cioè, è tutto... Salve, vendo Xbox 360 completa. Sì, siccome me l'hanno regalata ma non ci gioco tanto, ho deciso di venderla. Ma che c***o è? Qua la vedo sotto. È la Mega Extra Slim. È la Super Slim Stretch proprio. Ah, ma questa non è la Wii, è la V. Che poi la V esiste è cinese, sì, è vero. Ma lui persevera, vendo come da foto V rossa, quasi introvabile. No, proprio non esiste. Completa di 4 giochi originali, 2 controller più balance board. Perfetto, ideale per muoversi e divertirsi in famiglia smaltendo qualche calore di troppo. Pure questo, brillante, questo pure brillante. Questo non scrive neanche male. Perché poi va a scrivere V? Io cerco per te. Attenzione, questo è un fenomeno. Dunque, te lo cerco per te. Da oggi cambierò il modo di fare i tuoi acquisti online. E sì, hai capito bene. A trovare qualsiasi oggetto ci penserò io. Non devi fare altro che contattarmi dicendomi l'oggetto che cerchi, l'importo senza apostrofo che hai intenzione di spendere, nuovo, usato, da riparare, eccetera. No, io cerco una cosa da riparare, attenzione. Costante aggiornamento della ricerca via email. Inserzione valida per tutte le categorie, costo del servizio 1,50€, però ci mette 1€ nell'inserzione. Alla conclusione dell'affare, carpe diem, cioè tu fai tutto sto bordello per 1,50€. E soprattutto chi c***o è che si... Scusa, io, guarda, mi secco ad andare al computer a scrivere il nome della cosa che cerco. Però, siccome mi rompo il c***o, invece... Vado al computer, scrivo un'email lunghissima per chiedere a questo qua che cosa cerco, così me lo cerca lui e devo stare attento ogni 2 secondi alle email che mi arrivano. Guitar Hero Van Halen, Game On, PS3, PlayStation 3, come da foto. Cazzo, è un Playmobil, cos'è? Ma che cos'è questo? Tanto simpatico. Vendo Xbox Live 360 causa inutilità. È proprio inutile. Praticamente nuovo, usato 2 o 3 volte ed insieme ad essa vi aggiungo anche cavo, grazie. Però attenzione, causa inutilità, non inutilizzo. No, inutilità. È una cosa inutile, non la voglio vedere in mezzo ai coi. Prendetevela e non rompete il c***o. Videogioco Super Nintendo. Videogioco Super Nintendo. Come da foto completati tutti gli accessori per giocare e 2 giochi compresi nel prezzo. Yeah! Ma perché l'ha scritto? Perché essendo una console degli anni 90 ha fatto l'annuncio a mo' di DJ anni 90. Vedi, seguenti giochini, giocherelli. Tutti giochini nuovi, tenuti in ottimo stato, alcuni anche con il codice. Da 1 a 10, questa quando è una mamma che sta punendo il figlio. Che gli sta togliendo i giochi. Ti tolgo i giochi perché tu mi hai rotto le piante, mi hai distrutto le piante, te li tolgo e li metto su eBay questi giochini del cazzo. Esatto, a 5 euro. A 5 euro l'uno. No, mamma, per favore, no. Basta, fatto, gli ho messo i giochini. Sara, questo qui era talmente affezionato alla console che gli ha dato un nome. Vendo Xbox 360 originale con Kinect incluse 2 joystick per un utilizzo a 150 euro. Come si chiama la vostra console? Sara, svegliati, è primavera. Aspetta, scusate, vi presento Francesca. Sara. E giustamente Francesca, sì. Perché il mio si chiama Alfio? La mia console. Tu l'avrei chiamata Alfio. Nuovo, usato solo 3 volte. Come nuovo, non per di tempo, solo per interessante. Esatto, ho usato talmente poco che si è cancellato il tasto home. PlayStation 3, vendo PlayStation 3, ciao! 50 euro! Cristo, voglio morire! PS morta! Che cosa vuol dire PS morta? PS morta!
PS Vita più custodia e due giochi originali, Uncharted e Rayman, carte per la realtà aumentata. Vendo perché non usciranno mai dei giochi, perché tu non sono. E quindi sei incazzato e gli ho messo pure PS morta nel titolo. Wii bianca, per far capire che una Wii bianca ha lasciato l'annuncio in bianco. In bianco. 70 euro, datemeli per favore, grazie, ciao. Allora, questo fa ridere perché non è tanto il lotto in sé che potrebbe anche valerci lì 100 euro, anche se c'è tanta fuffa in mezzo e tanti platinum. Però, insomma, ripeto ancora una volta per quelli che non sanno leggere. Io sospetto chi è che ha messo questo annuncio. Signor Giorgio. No, ma soprattutto chi è che non sa leggere. Cioè, se non sanno leggere, è inutile che tu poi scrivi, ripeto, esatto. Per quelli che non sanno leggere, no, dovresti registrare un messaggio. Ma poi soprattutto non mi chiedete la lista dei giochi perché sono tanti e mi sono rotto di scriverla un milione di volte, la gente poi sparisce, dunque evitate ancora di mandarmi mail di continue liste. Perché non le faccio e perdereste solo il vostro tempo. Va bene? E io dovrei comprare da uno stronzo così, scusami. Però ha scritto 3 ore di discussione quando poteva benissimo scrivere la lista. Caps Lock, abbondiamo, no? Col Caps Lock. Fantastici nuovi giochini di ultima uscita, sia nuovi che recenti, in DVD e Penedrive. Ottima occasione per averli tutti a portata di mano. Penedrive, dai. Bella, originale PlayStation 4. Guardate questo modello che penso che non l'avete mai visto. Perché gli mettono il fake? Vendo PS4 e PS3 nuove in tutta Italia. Ce l'ho solo io PS4. Mamma mia, come si. Grande immagine 3D. E occhiali, il prezzo parte PS4 400 euro. E la PS3 rossa 350. Nera, il regalo PSP, solo chi prenota, solo la spedizione regalo PSP. Mamma mia, questo è. Ma chi l'ha scritto, Trapattoni, sta cosa? Cioè, veramente. 350 euro. Attenzione, in vendita ci sono le sole confezioni con tutti gli accessori, di cui una sigillata di Dead Space. Senza giochi! Ragazzi, questo è riuscito a togliere il gioco dalla confezione sigillata. Non si capisce. Come ho fatto a togliere il gioco dalla confezione sigillata? Senza gioco, la confezione di Dead Space è sigillata, ma è senza gioco. È proprio. Ah! Ciao! Vendo la PS3 con un joystick, no, spero. Cioè, mi fa quasi tenerezza. Senza giochi, a un buon prezzo, mi fate sapere chi la vuole. Mi fate sapere chi la vuole. Grazie. Grazie, no, perché se me lo facete sapere, grazie, io però qui. Ma anche. Forse qui intendeva chi l'ha detta la spagnola, no? No, chi la vuole? Voleva riferirsi anche. Se la vuole anche qua e qua, non c'è problema. Cioè, gliela possiamo dare. Console PS3 Slim 160 GB. Nuove console. Casella official. Sony. Che cos'è casella ufficiale? Con la console manuale con cavo. Un cavo USB per maniglie. Per maniglie. Di sfida di rugby. Medaglia d'onore, oh. Medaglia d'onore, oh. Oh, c***o. Oh, fratello. Mi Nintendo Wii, ragazzi. Il Mi Nintendo Wii. Ma perché si Mind. Sarebbe Minecraft più Nintendo, ma intendo Wii. Peccato che Minecraft. No, proprio su Wii non c'è. Non c'entra niente. C'è su tutto, ma su Wii non c'è. Ma intendo Wii. Vendo PSP usata pochissime volte. Con custodia. Ragazzi, ma se. Allora, sì. Con è di 3 lettere. Perché vi risparmiate la C per mettere una K? È sempre 3 lettere. Però attenzione. Zitta, non ridere prima del tempo perché ci voglio arrivare. Non presenta nemmeno un raschio. Un fischio maschio senza raschio. Un conveniente regalo per la promozione di tuo figlio. No, questo è un genio, quest'uomo. 149. A parte che è scritto X la promozione, però vabbè. X la promozione di tuo figlio. Ma vaffanculo, mio figlio ha pedate nel culo. Bocciato tu. Ragazzi, vendo gioco nuovo ancora in fase di apertura, sbrigatevi prima che finisco di aprirlo! Game Boy e Plastion, che è una nuova versione, penso, di PlayStation. Game Boy Advance, Spider-Man Battle New York. Recidivo, perché Plastion. Plastion Inter. Plastion. Allora, qui il discorso è una cosa che. Allora, voi sbattete le console in che senso, peraltro? Attenzione, perché PlayStation 3 Slim 120 giga, PS3 Slim, attenzione, perché non avesse capito, più accessori. Vendo, virgola, Sony PlayStation 3 Slim da 120 giga, perfetta, mai sbattuta. Non me la sono mai sbattuta, veramente, giuro, è vergine.
Bene ragazzi, al solito fateci sapere se questa rubrica vi diverte, perché noi ci divertiamo a farla, però può darsi in realtà, che ne so, ma intendo qui. Ma intendo qui, vi ricordiamo che questa rubrica è sempre in collaborazione con ludomedia.it. Un saluto ragazzi, Ludomedia, un saluto a voi. Ciao 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 ciao.